Scusi, signor Colombo. Come faccio a per la Siri? Io ti querelo! Ti querelo! E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli sono troppo felice. E questa mia felicità è dovuta da due cose. Ragazzi, mentre sto registrando questa intro abbiamo appena raggiunto il 500.000 di iscritti. Ragazzi, grazie di cuore, grazie veramente. Facciamoci tutti insieme gli auguri qui nei commenti. Quindi se sei un real fan, commenta ora qua sotto con auguri per i 500.000. Un augurio generale che ci facciamo tra tutti noi. E raga, obiettivo però 1.000.000. E l'altra cosa per cui sono felice, che ragazzi poi fa anche parte di questo video, è che è uscita la mia nuova canzone. Ma ormai mi sa che lo sapete perché l'ho talmente condivisa. È uscita quindi la mia nuova canzone BMW, ragazzi, qui su YouTube con il videoclip ufficiale. Se non l'avete ancora vista, dopo questo video andate a vederla e ad ascoltarla, anche se l'ascolterete già in questo video, perché infatti oggi andremo a fare uno scherzo alle 3 di notte di Paperimo. Uno scherzo che ho già fatto, lo scherzo che poi mi ha fatto diventare, diciamo, molto più conosciuto, perché è lo scherzo dove è nato il meme del vai a letto. Ha quasi fatto 1.000.000 di visualizzazioni, ragazzi, lo scherzo del concerto alle 3 di notte. Quindi ho detto, è uscita una nuova canzone, sarà per scaramanzia, sarà per cosa? Perché anche, raga, adesso mi devo allenare, cioè Sanremo tra poco, quindi devo esercitare un po' il mio tono di voce, devo prepararmi per Sanremo, anche se non sono stato invitato, ma fa niente per i prossimi anni. Quindi ragazzi, quale momento per non allenare la nostra voce, il nostro canto, la nostra performance live, se non stanotte alle 3 di notte e far sentire questa performance a Paperimo. Detto ciò ragazzuoli, mi raccomando, lasciate un like per questo video ragazzi. Allora, cioè, abbiamo fatto il 500.000 di iscritti, cioè lo scherzo alle è uno scherzo, poi alle 3 di notte c'è la nuova canzone che è uscita, voglio come minimo 20.000 mi piace. Lasciate tutti un like ora, iscrivetevi al canale. E detto ciò, ora sono in casa da solo, è pomeriggio, ci vediamo stasera alle 3 di notte come sempre, insomma all'incirca verso quell'orario. E poi raga, ci divertiamo, concertone stasera live, suonerò live la mia nuova canzone dal titolo BMW. Fermo, lo so che te lo stai chiedendo, Marimo, ma cosa farai come speciale 500.000 iscritti? Ragazzi, non ne ho ancora più la più pallida idea. Scrivetemi, consigliatemi qua sotto nei commenti e datemi tempo per registrarlo, perché li abbiamo raggiunti subito ragazzi, grazie di cuore. E quindi non ho ancora preparato nulla, anche se tra poco succederà un qualcosa di assurdo e non vi posso ancora spoilerare, ma tra molto poco, all'incirca 10 giorni. Ci vediamo stanotte. Che ragazzi, sono le 2:39, ho un déjà vu. Mi sono apposta ieri sera prima di andare a dormire, messo come ero vestito l'altra volta, in questa maglia, in memoria dell'altra volta. Qui pronta la canzone, ma non è finita, perché come l'altra volta avremmo il nostro fantastico microfono. In realtà è un semplice bastone per pulire per terra. Mi stava cadendo, preso al volo. E poi abbiamo, come l'altra volta lo vedete lì, la nostra macchina del fumo, che è importantissima per i live. Ecco il telecomandino, faccio una piccola prova per vedere se funziona. Ok, funziona. Io sono ancora intossicato dal video del fumogeno. Comunque niente raga, mo metto la canzone e buona visione. Ok raga, metto il volume al massimo. Oh, ah, su una BMW un dritto al 180, nuovo Rolex, il tempo non mi passa, ci stavili per fare Stone Island, VVS li ho comprati nuovi a mamma. Come fa a shoppi per la Siri, sciogli passa per di qua, vuoi solo vivi S sul mio collo, primo dammi il follo, li spendo in un giorno. Ma devo stare attento a chi parla alle spalle, stare con la testa a posto, tengo il male distante, queste serpi non le voglio. Ne ho conosciute tante, con le loro facce false, prendono le chiavi, io premo il pulsante. Su una BMW, drift a 180, porca merda. Nuovo Rolex, il tempo non mi passa, ci sa miri, ferma di Stone Island, VVS io compravo noi a mamma, a miri. Mi sto esercitando per Sanremo, papà. Mi sto esercitando per Sanremo. Mi hai spezzato il telecomandino. Stai zitto! Basta! Mi sto esercitando per Sanremo. È uscito il mio nuovo singolo BMW, dovevo provarlo in live. Mi sto esercitando per il live. Basta, ho detto basta. Mi hai spezzato il telecomandino del... Ascolta, io guardo. Adesso sediti un attimo, sediti. Apri quella finestra che non si sente una puzza di... Apri! Devo. Apri!
Aspetta, devo... Lo credi, a 180... It was at this moment that he knew. He fucked up. Io non ce la faccio più, basta. Io voglio, allora, io voglio dormire. Devo finire. Voglio dormire di notte, basta. Lo stufo di queste schifezze. Mettiti lì seduto. Mi serve un attimo il microfono, che devo finire il bluetooth. Dillo con sto cazzo di... Scusi, signor Colombo. No, guardi. No, ma aspetti, signor Colombo. Stai. Sì. Guardi. Su una BMW. Stai zitto. Ascolti, io. Signor Colombo, ascolti. Io le chiedo umilmente scusa. Scusi perché io ho un problema grosso. Dimmi che mi stai esercitando per Sanremo. Stai zitto. Scusi, signor Colombo. Adesso cerco di rimettere a posto la situazione. Le chiedo umilmente scusa, signor Colombo. Ha detto che chiama la polizia. Madonna santa. Guardi che non serve perché tanto diventerà famoso. Troverà per conosciuto. Guardi, adesso mi scusi di averla svegliata, ma guardi, le prometto che non succederà più. Mi scusi. Buona Oh, scazzo, non mi è scappata. Basta. No, papà, scusami. Io ti querelo. Basta. Come siamo arrivati a dunque che io ti querelo. Sediti giù. Allora, vuole querelare lui? No, ti querelo io, ascolta. Perché? Ma come perché? Ma non hai capito che situazione è? Io non ce la faccio più! Non ce la faccio più, cazzo! Hai capito? Io ti querelo! Io te lo spazzo in testa quel coso qua! Stai lì, vai sotto letto! Mi fai paura con questo microfono! Prima ti coricati! Vai dentro che sei così! Ridere perché adesso basta. Aspetta, ma cosa ti ha detto quello di sopra? Ha detto che chiama la polizia. Basta! Perché? Ma gli hai detto che mi sto esercitando per la canzone nuova. Ma tu che problemi hai nella testa? Vai a letto! No. Vai a letto! Ancora. Ascolta. No. Adesso Simone. Basta. Wow. Oh, Madonna santa. Vai nel letto. Vai nel letto. Allora, devo finire. Appoggia il capo lì e dormi. Mi manca Simone, 40 secondi di canzone. Poi l'ho finita l'esercitazione. Adesso ti faccio un esercizio. Aspetta, allora riscaldo un attimo. Ti tramortisco giù nel letto. Riscaldo un attimo la voce ancora, aspetta. Ascolta Simone, basta. Mettiti lì adesso. Volevo capire un attimo qua. Adesso te lo dico io. Perché adesso sono arrivato al dunque. La prossima volta io chiamo le forze dell'ordine. E te la vedi tu, hai capito? Scusa, sei un'occhia. Ma guarda, stai zitto adesso. Stai zitto. Scivola di là, scivola. Scivola, senza neanche... Fai girare le rotelle, vai nel letto. Allora, se non va bene quello che ascolta adesso, mi metto le cuffie. Ma adesso io ti metto in testa questo qua, guarda. Mi metto le cuffiette. Devo esercitarmi per la canzone. Adesso tu devi andare... Cioè, saremo giovani. Devi fare una cosa, devi andare a letto. Cioè, saremo giovani. Devi andare a letto. Vai, che ti accompagno io adesso. Accompagna tu. Vai giù. Mettiti giù. Stai zitto. Stai giù. Basta. Non ridere. Non ridere. Basta. Ma tu dici che? Basta. Scusi, signor Colombo. Adesso ho detto basta. Ho detto non ridere. Ma che te lo mollo, eh? Ma che te la mollo, eh? Lo chiamo io per chiedergli scusa. Vai dentro lì. No, adesso. Mettiti giù. Davvero un attimo, mi chiamo per scusarmi. Ascolta, adesso lui è andato a dormire. No, Dani, lo richiamo per scusarmi. Ci parlo io domani a questo punto. No, Dani, gli dico di chiamare tutti Dani, quelli che vogliono Dani, farti duro, vedere che c'è il bello. Ma che ti spacca il grande. Mettiti giù adesso. Aspetta. Basta! Basta, adesso spengo. Stirati giù. Stirati. Aspetta, adesso spengo qua, tu vai tranquillo. Basta, adesso, domani mattina, alle 7 ti sveglio e vieni su con me dal Colombo e gli chiedi umilmente scusa di quello che hai combinato. Perché qua ci sbattono fuori da questo apparato. Io ti metto sotto i ponti a vivere, ti metto sotto un ponte a te. Ti
Ti metto sotto un ponte, io almeno un'altra casa ce l'ho. Quando io ti metto sotto un ponte. Quando sarò un rapper famoso, il signor basta! Quando sarò un rapper famoso, il signor Colombo. Disgraziato. Mi compro casa, signor Colombo. Stacci! Merda, raga, ha chiamato veramente quello di sopra. Adesso lo richiamo per scusarmi. Chiudo, io vado a letto, pane. Scusa. Non so chi suona ancora al telefono. Pronto? Ma con chi stai parlando adesso? Salve, signor Colombo. Volevo chiederle... Ha chiamato quello sopra? Ma sei scemo? Volevo chiederle scusa per il comportamento.